Ciao a tutti i miei iscritti e non, mi è venuta voglia di fare video da punto in bianco, come dice Matteo Montesi. Allora, volevo fare un video sull'Apocalisse, vendere l'Apocalisse. Allora, vi leggo una pagina del mio diario che ho trovato. Allora, spesso su YouTube si trovano tantissimi video di varie confessioni di derivazione cristiana, cattolica o protestante, che propugnano l'imminente apocalisse. Sto leggendo, Durante gli anni precedenti al 2012 mi recavo spesso in siti New Age e trovavo delle commistioni tra New Age, millenarismo, UFO, insomma, un putpurri di nozioni che faceva solamente confusione nel cervello di chi ci arrivava e soprattutto usava la tecnica della pesca a strascico, no? Io ti butto dentro tutte le nozioni buddiste, new age, ufologiche, cristiane, cattoliche, induiste, così tiro su più gente, perché poi alla fine il fine di questo tipo di sito o canale YouTube, adesso non più canale YouTube, è vendere o chiedere soldi, purtroppo. Vabbè, comunque, nel 2012 c'è stato proprio l'exploit, poi è stato sempre più a salire il numero di questi tipi di canali. E questi siti assicuravano l'imminente ritorno del Cristo o del Maitreya o del Salcazzo, UFO, Spannung si dovrebbe dire in inglese, comunque la rivelazione degli UFO a livello globale, che secondo me è la cosa più probabile tra tutte, visto che gli altri sono migliaia di anni che dicono che tornano, però se domani mattina scende Gesù Cristo sono contento anch'io. Mi ero pure abbonato alla mailing list di una newsletter di questo guru italiano di cui non posso fare il nome perché manda strike ogni due per tre, però magari l'ho riuscito a capire. Io comunque qua ogni riferimento a persone e cosa non è puramente casuale. E lui era italianissimo, mandava email a cadenza regolare, scusate, intanto mi impappino. Prima del fatidico giorno 21-12-2012, con passi dell'Apocalisse, tipo le mail erano intitolate È suonata la sesta tromba, è suonata la prima tromba, insomma. Chiamava ad adunanza questo tipo di persone, lui era un contattato, non è quello stigmatizzato, un altro. Comunque ha fatto successo all'epoca, poi vado avanti. Purtroppo, non posso farmi il nome di questo fenomeno, mi ha già buttato giù un blog intero perché secondo lui lo diffamavo. Ma non lo diffamavo, in realtà raccontavo solamente quello che lui fino a qualche anno prima pubblicava su tutti i social network, incluso YouTube. Si è dovuto reinventare a istruttore di yoga e ha dovuto negare il suo passato di New Ager, di setta ufologica. E qui vi consiglio un libro che parla di questo stile di truffa, in realtà è una truffa, perché non è, cioè la truffa non è solo quando tu vai dal venditore o a Napoli, che ne so, sai, la solita storia, non voglio niente contro i napoletani, però per dire, ti vendono la scatola con dentro un mattone, no? Quella lì è la truffa, quella classica, ma poi ci sono le truffe semantiche che secondo me sono più diffuse e fanno girare molti più soldi proprio perché agiscono non direttamente sul portafoglio ma sulla mente. Mi ricordo, allora, questo libro si chiama Vendere l'Apocalisse, dopo cerco l'autore, ve lo metto nei link se mi ricordo. Comunque, mi ricordo che questo qua addirittura vendeva il suo libro dove parlava di viaggi in astronave, su YouTube c'erano le sue conferenze, fiume di 3 ore, ininterrotte, dove sproloquiava la qualunque, palesemente in delirio mistico, però vabbè. Comunque, la disoccupazione
ho la voglia di non far niente, di non lavorare, ci propina questi guru da quattro soldi. Statene lontani, perché adesso guru ormai il termine è diffuso in maniera sempre negativa in Occidente, ma in realtà il guru è una persona che ti dà degli insegnamenti. Poi uno può credere che è l'incarnazione di Shiva o quello che è, però fondamentalmente a livello umano ti passa degli insegnamenti. Vogliamo dire che te li passa a livello vibratorio anche? Va bene. Però questi qua non sono quel tipo di persona. Queste persone che rastrellano con canali internet e cose varie cercano solo di creare fondazioni, la fondazione è una parola, diciamo gruppetti che poi vanno a mantenere alla lunga, mantenere la persona in tutto e per tutto. Infatti mi ricordo che questa persona dopo 2 o 3 anni che diffondeva i suoi video assurdi, ha detto in un video: ho lasciato il lavoro, mi dovete mantenere voi, stringendo. E lì poi si viene fuori la vera natura di queste. Quello che consiglio io è, se volete andare verso una strada mistica induista barra orientale, ci sono tantissime religioni a livello del buddismo che sono riconosciute, ci sono delle sette anche anche in quelle riconosciute, però ce ne sono altre che sono valide. Non fermatevi al primo scemo che vi propina, dopo aver letto un libro, le verità infuse. Poi la cosa che più mi interessa passarvi, perché ci sono passato anch'io, non è che adesso questo qua l'ho subito capito che era un deficiente, ci sono quelli anche più furbi, insomma, più bravi, ecco, a venderti la qualunque. Io negli anni ho capito che la ricerca spirituale si può fare anche senza aderire a nessun gruppo, nessun culto. Puoi fartelo tu nel tuo cantuccino e poi ti fai la tua vita. Nel senso che la mattina o la sera, quando vuoi, mediti. Non siamo qua in Occidente, non siamo proprio programmati per fare 4-5 ore di meditazione. Siamo in una fetta di mondo che è dominata dal Rajas, che è un guna, che è quello dell'azione, no? Noi siamo quelli che, infatti, lo sport è più diffuso in Occidente. Sport è azione. Quindi, se potete prendere magari di una persona brava le tecniche, lo yoga o i mantra, ma dopo staccatevi dalle dinamiche di gruppo. Ve lo dico perché in tutti i gruppi si creano delle cose che la mistica tra le persone, io la chiamo la mistica sociale, che non è la vera mistica, fa diventare magari quello più vicino a questa persona carismatica, un po' più importante, gli invidie. Poi diventa come andare in chiesa, che tu, se stai zitto in chiesa, senti prima della messa le vecchiette che dicono: ma è morta quella, praticamente fanno FBI, CIA, spandono le loro stupende pettegolezzi, perché quello è il rischio. Invece, se fate da soli, magari ogni tanto confrontatevi con persone che sanno qual è il vostro percorso, oppure persone avanti, si possono avere delle conferme. Tutto qua. Vabbè, io ho finito. Se vi iscrivete, vi regalo un gelato. No, non è vero. Ciao.